abbiamo dei problemi di compatibilità di orari, per cui ci sono giorni in cui sono più disponibili i deputati, giorni in cui sono più disponibili i senatori. Anche un problema nostro di organizzazione che dovremmo vedere al più presto di risolvere. Per cui, siccome questa mattina ci sono tutti quanti, ci sono i senatori che dovrebbero andare via presto, io mi chiederei la gentilezza di spiegarci la relazione. Sì. Purtroppo non saremo in grado di fare domande perché devono andare via subito, dopodiché vi dovremmo riconvocare per delle domande che vorremmo porre, perché la nostra seconda indagine conoscitiva è estremamente, come dire, importante per quelli che sono gli aspetti sulla SGR, sui fondi immobiliari e poi alla fine anche sulla sanità integrativa di cui abbiamo avuto già interessanti considerazioni da parte anche del Ministero della Salute. Per cui, se siamo tutti d'accordo, e mi riferisco ai miei colleghi, darei pubblicità ai nostri lavori assicurata attraverso l'attivazione del sistema audio-video e oltretutto questa audizione è trasmessa dal sito web TV della Camera. L'ordine del giorno reca appunto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva da parte dei fondi pensione e cassi professionale con riferimento agli investimenti immobiliari e immobiliari e tipologie delle prestazioni fornite anche nel settore assistenziale, il dottor Giordano Lombardo, presidente dell'Asso Gestioni, avverto che il dottor Lombardi è accompagnato dal dottor Sergio Albarelli, vicepresidente della Sogestione, dal dottor Marco Barbaro, presidente del comitato di presidenza degli Assogestioni, dalla dottoressa Sonia Maffei, direttore della Previdenza e Immobiliare di Assogestione, e dalla dottoressa Alessia Di Capua, responsabile delle relazioni istituzionali di Assogestioni. Io le darei subito la parola per la sua relazione introduttiva, con questo ovviamente, con questo tipo di impegno, che subito dopo la relazione, siccome i colleghi non riusciranno a farle delle domande, dovremmo rinviare questa nostra audizione e vi chiederemo appunto il sacrificio di rivederci, anche se non siamo molto simpatici. Grazie, Presidente, sarà un'opportunità di tornare a Roma. Mi dice lei poi, mi dice lei poi sui tempi come siamo messi. Sì, vada. Allora, innanzitutto grazie al Presidente, grazie ai componenti di questa Commissione per l'opportunità data ad Assogestioni di rappresentare il nostro punto di vista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla appunto gestione previdenziale da parte fondi pensione e casse. Due parole su Assogestioni. Assogestioni rappresenta tutti i principali operatori italiani e esteri che sono attivi in Italia e sono specializzati nella gestione di fondi comuni di investimento, di fondi pensione, di fondi immobiliari, di fondi riservati, di fondi speculativi, con un patrimonio complessivo, diciamo, di masse gestite di tutti questi operatori pari a circa 1.600 miliardi di euro, di cui, diciamo, in prodotti di tipo previdenziale sono circa 70 miliardi. Sì, più o meno, diciamo, abbiamo una massa gestita più o meno grande come il PIL. Quello che mi propongo di fare è di toccare brevemente, dopo un'introduzione appunto molto breve sul tema della previdenza integrativa, di toccare due temi. Uno, come la previdenza integrativa secondo noi può essere ulteriormente sviluppata nel nostro paese dal punto di vista, come dire, della policy, delle politiche, e in secondo luogo fare dei commenti sulle politiche di investimento specificatamente sia da parte dei fondi pensione che da parte delle casse, perché come vedremo hanno dei profili abbastanza diversi. Nella parte introduttiva mi limito a dire che, come sappiamo, il sistema previdenziale italiano è ancora in gran parte basato sulla componente pubblica,
ci sono state diverse riforme negli ultimi anni, secondo me è poco pubblicizzato anche all'estero, che in realtà abbiamo un sistema previdenziale pubblico assolutamente sostenibile, questo diversamente da quello che è un po', diciamo, anche nella percezione soprattutto dei media stranieri. Ciò non toglie che diciamo, ci sia la necessità di sviluppare anche in maniera più significativa il sistema previdenziale privato. Questo perché diciamo, i numeri, da un lato appunto queste riforme che hanno caratterizzato il sistema previdenziale pubblico hanno anche avuto l'impatto di ridurre il tasso di sostituzione, quindi di diminuire in prospettiva il rapporto tra diciamo, i redditi che le persone che vanno in pensione hanno prima della pensione e poi invece i redditi relativi al periodo della pensione. Ecco, noi, secondo noi sviluppare il mercato dei prodotti di previdenza complementare, in generale sviluppare la previdenza complementare, è uno degli obiettivi più importanti diciamo, per lo sviluppo non soltanto di una sostenibilità di un sistema pensionistico per il nostro paese, ma anche per lo sviluppo del sistema finanziario italiano. I numeri li ricordo molto brevemente, penso che siano stati ricordati anche in precedente audizione: abbiamo circa 6 milioni e mezzo di iscritti al sistema di previdenza complementare con risorse totali pari a circa 125 miliardi, in aumento di quasi 9 punti rispetto al 2013, questi sono dati a fine 2014. Però la cosa che mi preme di dire è che dal punto di vista del tasso di adesione, quindi della copertura, se vogliamo, dei lavoratori con previdenza complementare, siamo soltanto al 28%, quindi circa il 70% dei lavoratori risulta ancora privo di una copertura integrativa in Italia. E è per questo che dicevo, secondo noi è molto importante appunto continuare a sviluppare il sistema di previdenza integrativa, proprio perché la grande massa dei lavoratori è ancora oggi non coperta da questo importante pilastro della previdenza. Anche dal punto di vista del confronto internazionale pensiamo che per esempio paesi come, se noi guardiamo all'incidenza della previdenza integrativa, quindi dei fondi pensione e anche delle soluzioni assicurative sul totale delle attività delle famiglie, siamo in Italia a circa la metà di quella che è la situazione per esempio in Francia e Germania. Quindi oggi abbiamo un'incidenza di questo tipo di prodotti pari a circa il 16-17% del totale dell'attività finanziaria delle famiglie, quando in Francia e in Germania siamo al 34-35%. Quindi anche nei confronti internazionali si evidenzia come ci sia la necessità di sviluppare questo sistema. Io prima di commentare le casse vorrei fare un riferimento più generale allo sviluppo dei fondi pensione, soprattutto normativo, nel quadro europeo. Come sappiamo sono in corso una serie di attività legislative a livello europeo e di revisioni delle direttive. Tra l'altro, da questo punto di vista, il semestre di presidenza italiana presso il Consiglio europeo ha avuto un ruolo propulsivo molto importante, proprio per continuare a aggiornare le direttive, in particolare la direttiva IORP, che appunto si occupa di questi temi. E secondo noi ci sono due cose importanti da sottolineare in tema di sviluppo ulteriore della previdenza, su cui mi vorrei soffermare. Questo è il mio, è un po' il punto che riguarda la torta complessiva della previdenza integrativa. Il primo punto è quello il famoso punto della portabilità, no? della maggiore possibilità da parte del lavoratore di vedere riconosciuto il diritto al libero trasferimento da una forma pensionistica a un'altra. A questo proposito, come assogestioni, abbiamo già avuto modo di apprezzare le misure contenute nel disegno di legge concorrenza appena approvato dal governo, proprio che vanno in quella direzione, quindi che vedono il riconoscimento del diritto alla piena portabilità anche del contributo del datore di lavoro
in caso di esercizio del diritto al libero trasferimento da parte del lavoratore. Quindi si va sicuramente nella direzione auspicabile, e questo secondo noi aumenta non soltanto, diciamo, la libertà e le opportunità di scelta, diciamo, del lavoratore, ma anche aumenta la possibilità di sviluppare un mercato concorrenziale dei prodotti di fondi pensione. Un ulteriore passo potrebbe essere fatto, e noi auspichiamo che venga fatto, diciamo, in linea con le misure contenute nel disegno di legge concorrenza, se questa libertà fosse assicurata anche ab origine, cioè nella scelta iniziale. Oggi non è possibile, cioè è possibile spostarsi, ma non è possibile, diciamo, nella prima scelta scegliere liberamente la forma pensionistica, collettiva o individuale. Secondo noi questo sarebbe un passo molto importante per sviluppare, come dicevo, in generale le forme di previdenza integrativa e in particolare le scelte relative ai fondi pensione. Un secondo punto che riguarda diciamo lo sviluppo ulteriore delle forme di previdenza integrativa riguarda l'armonizzazione fiscale di tali forme con diciamo le norme vigenti in altri paesi dell'Unione Europea. Come sappiamo, oggi c'è un divario, in quanto in Italia il sistema di tassazione è diverso da quello, diciamo, che vige nella maggior parte dei paesi dell'Unione. Nei paesi dell'Unione c'è il cosiddetto modello EET, quindi con esenzione per i contributi versati per i redditi durante la fase di accumulazione e tassazione delle prestazioni. In Italia invece abbiamo una forma diversa, cioè abbiamo un'esenzione parziale dei contributi, tassazione dei redditi, dove tra l'altro sono state recentemente aumentate le aliquote, e tassazione diciamo delle prestazioni all'aliquota ridotta. Questa differenza chiaramente limita non soltanto l'allineamento, diciamo, della previdenza integrativa italiana rispetto a quelle europee, ma proprio limita anche lo sviluppo della previdenza integrativa sul piano, cioè la possibilità di un lavoratore, insomma, di trasferirsi liberamente all'interno dei paesi europei e quindi di beneficiare, insomma, di un trattamento fiscale coerente con quello degli altri paesi. Quindi allineamento della fiscalità e aumento della possibilità di portabilità sono secondo noi i pilastri che i pilastri di un ulteriore sviluppo della previdenza complementare. Con riferimento alle casse, e poi passo all'asset allocation, quindi alle scelte, quindi siamo sempre in tema di cosa possiamo fare per aumentare la torta, come dicevo, della previdenza nel suo complesso. Con riferimento alle casse, come sappiamo, le casse oggi hanno una situazione un po' diversa dai fondi pensione, in quanto hanno una certa propensione in maggioranza per una gestione che viene effettuata direttamente dall'organo di amministrazione, con, diciamo, utilizzando le strutture interne e utilizzando molto meno dei fondi pensione, in generale molto poco, la gestione indiretta tramite intermediari specializzati. Sia, diciamo, indiretta, quindi attraverso società di gestione del risparmio, sia, diciamo, anche con il che è anche testimoniato dalla bassa incidenza dell'investimento in fondi comuni. Ecco, da questo punto di vista, e quindi probabilmente a livello qualitativo, la cosa più importante che vediamo per quanto riguarda le casse professionali riguarda le procedure di selezione dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio. E da questo punto di vista la bozza del regolamento appena pubblicata dal Ministero, che va nella direzione, appunto, di dare alle casse la possibilità di scegliere il gestore senza, diciamo, ricorrere all'applicazione delle procedure relative al codice dei contratti pubblici,
va appunto nella direzione corretta, perché garantisce da un lato la libertà, diciamo, di utilizzare la gestione professionale, la gestione legata a competenze esistenti sul mercato di gestione professionale, ma allo stesso tempo garantisce la trasparenza e la competitività delle scelte stesse. Quindi direi che questo, per quanto riguarda le casse, è il punto cruciale. Come dicevo, per quanto riguarda i fondi pensione, allineamento fiscale e portabilità, per quanto riguarda le casse invece aumento della possibilità di affidare, insomma, le masse gestite dalle casse a gestori professionali senza ricorrere, come si diceva, alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici. Ecco, questi, diciamo, sono tre elementi di carattere generale. Per quanto riguarda le scelte invece di investimento, insomma, i patrimoni gestiti da parte sia di fondi pensione che di casse, anche qui ci sono dei profili abbastanza diversi ma abbastanza interessanti da commentare. Innanzitutto, guardando i dati, e qui cito i dati della Covip, che credo che siano stati già presentati a questa commissione, quindi per coerenza cito gli stessi, noi vediamo che il mondo dei fondi pensione italiano, quindi dei fondi pensione complessivi che comprende negoziali, che comprende fondi aperti, insomma, tutti i fondi, vede una forte propensione dei fondi pensione sull'investimento obbligazionario. Circa il 60% delle masse gestite sono in obbligazioni, di cui i 4/5 sono titoli di Stato. Circa il 15% sono azioni, circa il 12% sono ICR, quindi organismi di gestione del risparmio. Allora, questo da un lato ha garantito rendimenti molto interessanti negli ultimi anni, perché, come sappiamo, abbiamo avuto un mercato obbligazionario che da 20 anni a questa parte, seguendo la discesa dei tassi di interesse, secolare, direi, appunto negli ultimi 20 anni, ha dato buone soddisfazioni sia ai risparmiatori sia agli aderenti ai fondi pensione. Però questa forte esposizione verso il mercato obbligazionario rappresenta oggi un elemento, secondo noi, di criticità. Perché? Semplicemente perché, come sappiamo, i livelli di rendimento oggi offerti dai mercati obbligazionari sono estremamente ridotti e probabilmente lo saranno per diversi anni. Basti pensare, come esempio, che se noi prendiamo l'indice dei titoli di Stato europei a medio-lungo termine, quindi tenendo conto di tutti i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, francesi, italiani, eccetera, abbiamo un indice che prima di ogni costo rende lo 0,6%, quindi rende una cosa molto, molto prossima a 0%. Se aggiungiamo i costi di transazione, la fiscalità, eccetera, siamo praticamente a zero. Quindi, e questo non è un problema soltanto italiano, riguarda un pochino la previdenza pubblica un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, perché questo sbilanciamento sulla componente obbligazionaria è una caratteristica comune alle scelte di investimento dei fondi pensione anche per esempio di altri paesi. Ecco quindi che, secondo noi, favorire l'apertura, delle scelte di investimento dei fondi pensione anche a strumenti diversi, quindi non soltanto azioni ma anche a classi di attività diverse, le famose classi di attività alternative, diventa cruciale proprio in prospettiva, perché non ci possiamo aspettare che la componente obbligazionaria dia gli stessi rendimenti che ha dato non soltanto negli ultimi 5-10 anni ma addirittura negli ultimi 20. Facendo soltanto un esempio di riferimento alla situazione dei fondi pensione americani, oggi in media i fondi pensione americani hanno una componente che va dal 25 al 50% in cosiddette asset class alternative, che vanno dal quelli che in Italia poi sono note come fondi di investimento alternativi, che vanno dal private equity, vanno al cosiddetti fondi a rendimento assoluto, immobiliari, eccetera, eccetera. Allora, questo chiaramente è, come dire, un benchmark a cui l'industria italiana e europea si avvicinerà molto lentamente, però
la direzione è quella lì. Dobbiamo aprire la possibilità di diversificare da parte dei fondi pensione anche su rendimenti, anche su asset class alternative. Da questo punto di vista è importante, secondo noi, infatti lo voglio sottolineare, è importante che in realtà si sia già fatto un passo in quella direzione, in quanto come sappiamo, nella legge di stabilità del 2015 è stato previsto un credito d'imposta relativo appunto alle risorse destinate alla previdenza complementare, un credito d'imposta relativamente agli investimenti detenute dalla previdenza complementare in attività di carattere finanziario a medio-lungo termine, no? C'è questo, diciamo, termine abbastanza generico del medio-lungo termine. E ovviamente la specificazione di quali sono queste attività finanziarie avverrà in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ecco, secondo noi è importante che questo decreto, come dire, ampli la possibilità della definizione di queste attività di medio-lungo termine il più possibile. Abbiamo letto un pochino sulla stampa che, diciamo, l'interpretazione stretta di questa asset class riguarda le infrastrutture, quindi infrastrutture in telecomunicazioni piuttosto che in attività appunto aeroportuali, piuttosto che strade, eccetera, eccetera. Secondo noi manca un po' la componente che va a sostegno della cosiddetta economia reale, quindi del mondo industriale. Stanno nascendo in Italia, e non solo in Italia, nuovi strumenti finanziari, per esempio penso ai fondi di credito, quindi fondi che possono emanare credito a valere sul fondo, i cosiddetti fondi di mini bond, quindi fondi che investono prevalentemente in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese, in generale fondi specializzati sulla piccola e media impresa. Ecco, secondo noi questo è il tipico, diciamo, la tipica diversificazione che può beneficiare da un lato il fondo pensione, quindi le scelte di investimento del fondo pensione, e avere il beneficio indiretto, ma positivo, anche di andare a supporto della crescita di lungo periodo del paese. Quindi secondo noi è importante che appunto nel decreto appunto che andrà a chiarire che cosa sono queste famose appunto attività di medio e lungo termine, venga ricompreso anche il mondo dell'economia reale, come dicevo, finanziamenti alla piccola e media impresa, mini bond, fondi di credito e strumenti di questo genere. D'altra parte sappiamo che a livello europeo è in corso di approvazione una nuova tipologia di fondo che si chiama fondi di investimento appunto a lungo termine, ELTIF, proprio, diciamo, che va a coprire questo tipo di attività, non soltanto investimenti in infrastrutture ma anche investimenti di sostegno alla piccola media impresa. Non sarà chiaramente un'opportunità che immediatamente cambierà le scelte di asset allocation, quindi non è che potremo vedere delle masse spostarsi in maniera rilevante in pochi anni verso questo tipo di attività, ma intanto è un passo nella giusta direzione e, come dicevo, è un passo verso l'esigenza di maggior diversificazione dei fondi pensione italiani. L'ultimo punto di commento sulle scelte di asset allocation riguarda le casse, e poi dopo chiudo. Sulle casse, come penso sia già stato evidenziato a questa commissione, il tema principale è la forte incidenza della componente immobiliare sulle scelte di portafoglio delle casse. Circa il 30% degli attivi delle casse previdenziali è nel settore immobiliare. Se aggiungiamo gli immobili, le scelte immobiliari attraverso ICR, si arriva al 35%. Quindi anche in questo caso vediamo che c'è uno sbilanciamento, se vogliamo, e poi diciamo un 30% poi in titoli obbligazionari. Quindi, se vogliamo, è un pochino quasi l'opposto dei fondi previdenziali, mentre lì abbiamo una componente molto liquida,
ma che purtroppo, appunto, come dicevo, oggi non può offrire rendimenti interessanti come il mondo obbligazio come i titoli obbligazionari. Nel caso delle casse abbiamo una componente molto illiquida. Quindi da questo punto di vista sicuramente i nuovi tetti che sono stati dati alla componente immobiliare per quanto riguarda le scelte delle casse vanno nella giusta direzione, per cui implicheranno una dismissione di parte di questo patrimonio, come diciamo, è corretto dal punto di vista della efficiente diversificazione del patrimonio delle casse. È importante però che si tenga conto anche dei tempi, della tempistica di questa dismissione, perché come sappiamo il mercato immobiliare italiano, diciamo, non vive un momento di particolare così, diciamo, salute, e quindi nel caso che questi immobili venissero scaricati sul mercato in un tempo troppo breve, questo potrebbe avere un impatto negativo sulla valorizzazione del patrimonio delle casse stesse. Quindi, diciamo, auspichiamo che diciamo, i tempi di dismissione siano congrui con la relativa illiquidità del mercato. Infine, due commenti. Come sappiamo, circa 30 miliardi del totale degli attivi dei fondi pensione sono diciamo, investiti in attività finanziarie del nostro paese, però anche qui la maggior parte a titoli di Stato. E circa 32 miliardi delle casse, di cui, come dicevo, il 50%, scusate, il 30% in immobili. Anche da questo punto di vista, e quindi quello che dicevo prima, la possibilità di aprire al mondo della piccola e media impresa, sia dal punto di vista azionario che dal punto di vista obbligazionario, potrebbe, come dire, compensare questa forte incidenza degli investimenti in titoli di Stato con una maggiore incidenza in investimenti a sostegno, come dicevo, dell'economia privata, insomma, dell'economia privata, in particolare della piccola e media impresa. Io qua mi fermo perché, diciamo, questi erano i punti che volevo toccare. Come dicevo, secondo noi la previdenza integrativa è un importantissimo obiettivo di policy per il nostro paese. Noi abbiamo, diciamo, già in passato, non soltanto a livello regolamentare, ma anche a livello di proposte di armonizzazione della politica fiscale, auspicato un'attenzione del legislatore allo sviluppo della previdenza complementare. Come dicevo, ci sono degli specifici elementi che potrebbero essere toccati, che vanno dalla maggior portabilità all'armonizzazione fiscale a livello europeo per quanto riguarda i fondi pensione e a un maggiore uso della gestione professionale delle casse. E infine, come dicevo, se per quanto riguarda le scelte di asset allocation, se si andasse ulteriormente a favorire la diversificazione in attività alternative, questo potrebbe avere anche il beneficio di canalizzare una parte di queste risorse, una parte, come dicevo, di queste risorse anche verso un maggior sostegno alla crescita del nostro paese. Con questo vi ringrazio, spero di aver contribuito in minima parte ad agevolare i lavori della Commissione e non so se ci sono appunto Sì, no, ulteriori grazie. tempi. Grazie Presidente, lei è stato, diciamo, molto esaustivo con la sua relazione, però, come le dicevo prima, abbiamo necessità di affrontare in dettaglio tutte le considerazioni che lei ha posto nella sua relazione, quindi credo che i colleghi, come vede, c'è un po' di movimento perché chi va, chi viene, in virtù delle considerazioni che dicevo prima. Io le vorrei però chiedere una cosa velocemente, ma non dandomi una risposta quest'oggi, se ci può mandare un piccolo appunto. La prima questione è questa. Che cosa ne pensate voi del decreto 166 emanato dal Ministero delle Finanze e lo schema di decreto per ciò che riguarda le casse previdenziali? Perché credo che su quello noi dobbiamo fare delle considerazioni estremamente puntuali. Lei poi nella sua relazione l'ha sottolineato, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti beni immobili, su cui ovviamente anche noi siamo d'accordo perché la media del 30% è una media, perché molti hanno
un patrimonio superiore al 30%, altri invece hanno patrimonio inferiore al 30%. Faccio l'esempio dell'Inarcassa, che ha patrimonio inferiore al 30%, che si aggira più o meno sul 20%, mentre altri casse hanno patrimoni superiori al 30%. E quindi anche noi siamo dell'avviso di avere un momento transitorio, cioè di arrivare al 30% per tutti, mantenere questo 30% per un certo periodo di tempo, ovviamente poi dopo quel periodo abbassare al 20%, come prevede appunto il decreto che si sta preparando. La seconda questione invece che le volevo porre, e che ovviamente di notizia giornalistica, ma che è comunque già stato presentato l'emendamento nella discussione della trasformazione delle banche popolari: che cosa ne pensa lei e quindi voi di questo emendamento che è stato presentato, siccome l'iter è iniziato alla Camera ma che poi terminerà al Senato, della possibilità di partecipazione da parte degli enti previdenziali, quindi mi riferisco alle casse, nonché INPS e INAIL, che sono esplicitamente evidenziali in questo schema di emendamento, di partecipazione al capitale delle banche. Questo ci interessa moltissimo, perché comprenderete bene che mette in discussione anche i decreti che sono stati emanati, cioè sia quello per quanto riguarda il 166, sia quello che dovrà essere emanato soprattutto per quanto riguarda le casse, e mette in discussione anche interventi di cui lei giustamente sottolineava con grande puntualità la possibilità di interventi sull'economia reale, di cui noi ne sentiamo la necessità, e che abbiamo già nella scorsa indagine conoscitiva, come lei sicuramente saprà, una discussione molto ampia, definendo anche aspetti per ciò che riguardava sia la tassazione, e quindi portando anche il nostro paese sul EET, a differenza di quello che oggi abbiamo qui in Italia, anzi con quello che è accaduto durante la legge di stabilità, e noi riteniamo assurdo quello che è accaduto, perché pensiamo che questa massa di denaro che circola possa essere ben investito sull'economia reale, quindi rilancio del paese. Quindi le due considerazioni che ovviamente ci interessano, che in questo momento, se ci può mandare una nota scritta, al di là delle domande che poi i colleghi faranno nella prossima audizione, che io ritengo, come dicevo con il mio funzionario, di fare rapidamente, perché la sua relazione ci dà la possibilità di molti spunti per quello che saranno appunto tutta una serie di interventi che faremo nell'immediato futuro sull'indagine che abbiamo in corso appunto sulla SGR, sui fondi immobiliari e sui fondi immobiliari. Io la ringrazio, ringrazio ovviamente tutti i suoi colleghi, e la disturberemo a breve per questa nostra audizione, per completare questa nostra audizione. Grazie. Molto volentieri.